Il programma è presentato da... CPL Concordia è sempre accanto a te. CPL Concordia, energia che migliora la vita. Buonasera e benvenuti ad una nuova puntata di B-Zona. Abbiamo ricominciato alla grande con i primi verdetti di questa prima giornata di campionato, ma... Prima di affrontare tutti i vari temi di questa puntata, permettetemi di dare il benvenuto al nostro ospite d'eccezione, ovvero Sergio Brighenti. Buonasera Sergio. Buonasera a tutti i telespettatori. Ricordiamo Sergio Brighenti, presidente onorario del Modena e bandiera del, del calcio italiano, una bandiera storica e me, memoria anche storica del calcio italiano, <ride> soprattutto per quanto riguarda l'argomento attaccanti. Allora, abbiamo, detto, abbiamo ricominciato subito questa Serie B che è iniziata dopo una, un lungo strascico di polemiche, Sergio, per eh, il ripescaggio della 22esima squadra. In seguito al fallimento del Siena si era liberato un posto nella Serie B e dopo il ripescaggio eh, il Novara, che aveva vinto il ricorso per portare in Serie B, si è visto invece eh, scavalcare dal Vicenza sorteggiato dalla Lega Pro. È stata una sorpresa. Però eh, nessuno più si aspettava che non prendessero il Novara. Il Novara meritava di essere ripreso in Serie B perché, oltre alla classifica, ha un passato eh, da recordman perché ha, ha fatto la Serie A, certo. ha avuto grandi giocatori, tra cui Piola. Eh, quindi sono rimasto molto sorpreso. Ecco, a proposito del ripescaggio, vediamo nella copertina quanto è successo quest'estate. Dopo un'estate a dir poco rocambolesca, in cui la struttura della Serie B è rimasta incerta fino al 29 agosto, le polemiche lasciano spazio al calcio giocato sul campo. La ventiduesima squadra della serie cadetta sarà il Vicenza, di mister Giovanni Lopez, che torna in B dopo due anni a causa del fallimento del Siena. Rammarico per le altre pretendenti, la prima è la Novara che aveva visto riconosciuto il proprio ricorso al Coni per una B a 22 squadre, ma che si è vista sfumare la riammissione proprio all'ultimo momento. Una situazione comunque paradossale, senza nulla togliere al Vicenza del nostro calcio italiano. Una società lotta e combatte per una causa. Questa viene accettata, ma a causa di regolamenti indecifrabili e lunga burocrazia si vede passare davanti altre società che non avevano neanche per un momento pensato di poter chiedere la missione nella serie cadetta. Dopo il fallimento del Siena, il Novara del presidente De Salvo aveva perso lo scorso anno in play-out contro Alvarese e appariva quindi l'unica vera favorita alla riammissione. La polemica del presidente Azzurro è stata semplice, non si voleva il Novara in Serie B. Anche Juve, Sabi e Pisa, le altre pretendenti al posto libero, hanno commentato aspramente. Muore il calcio italiano, il commento delle vespe che dovranno adesso ricominciare dal difficile campionato di Lega Pro. Nonostante tutto, anche se con promesse tutt'altro che buone, il campionato è ripreso con l'anticipo tra Perugia e Bologna, vinto dagli Umbri per 2 a 1, davanti a più di 13.000 spettatori. Questi sono gli aspetti del calcio che piacciono ad appassionati e non peccato che a volte le partite non finiscano dopo i 90 minuti. Bene, quindi una serie B, un quadro della serie B che si completa. Lo ricordiamo: eh, la Tina Vicenza si giocherà mercoledì 10 settembre, quindi verrà recuperata così la prima giornata di campionato. Prima giornata di campionato che eh, ha visto un Perugia nell'anticipo del venerdì. Un Perugia battere il Bologna, quindi una neopromossa che eh, affrontava una neo retrocessa. Ecco, come hai visto questa sfida? Sergio? Nessuna delle squadre che sono state retrocesse hanno vinto. Il Bologna addirittura ha perso Perugia, il Livorno ha pareggiato in casa, il, il, Catania. il Catania ha pareggiato in casa, ma questo è sempre successo. Le squadre retrocesse hanno molte difficoltà nelle prime partite di campionato. Poi, eh, assestano la, la squadra l'allenatore si abitua bene a tipi di gioco che deve fare e dopo secondo me queste tre sono ancora favorite per la promozione mm. Ecco, più un demerito del, del, del Bologna o più merito del Perugia? No, senz'altro è eh, merito del Perugia però bisogna dire che il Bologna è ancora una squadra in, in fase di formazione i giocatori che non sa se rimangono eh, quelli che addirittura sono sicuri di andare via e hanno giocato ugualmente perché sì, sì, dovevano scendere sì. in campo quindi direi che è stato certo più merito ma anche eh, colpa del Bologna Ecco, ecco sentiamo appunto nel post-gara le dichiarazioni del mister Lopez e di Giacomazzi Io ho visto un, un Bologna tosto un, una squadra messa bene che secondo me con qualche ripartenza più poteva far male nel primo tempo e ho visto una, una buona squadra il Perugia secondo me una, lo sapevamo anche no? cioè non è che ci... Ci ha colto di sorpresa, sapevamo che era una squadra che sa giocare, che gioca per la terra che, e che secondo me farà un buon campionato. Credo che sia anche l'allenatore a riuscire a creare questo tipo di gruppo o anche questa mentalità che trasmette, eh, di, 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 di calma: di, di uno entrare in campo e, e fare quello che uno sa fare, sapendo che c'è da, da, da correre tanto, da essere cattivi, da non mollare perché il campionato bisogna fare questo. Ma quando uno entra in campo deve tentare di portare quello che si lavora durante la settimana e credo che ci sia falsi per tanti ragazzini in Parigi, ragazzini giovanissimi che dimostrano grossa personalità. Bene, dopo aver sentito le dichiarazioni di mister Diego Lopez e di Giacomazzi, parliamo appunto, come aveva accennato prima eh, Sergio Brighenti, del, di un'altra neo-retrocessa dalla Serie A, ovvero il Catania, che non è riuscita nella, mh, nel compiere la prima vittoria davanti al pubblico di casa contro una agguerritissima eh, Virtus Lanciano, che è finita, una sfida finita 3-3. a 3. Tu come hai, eh, hai... È cominciamo? stata anche fortunosa la, la partita perché... Sono successe cose incredibili, tra rigori, fa, dati e non dati, perché c'è stato anche un non dato, la partita era incerta fino alla fine, addirittura al 93esimo il Lacciano fatto in tempo a pareggiare quando ormai finalmente credeva il Catania di aver vinto la partita. Il problema del Catania è che gioca bene, però no, non ha ancora la mentalità di Serie B. Mm -hmm. Quindi, secondo te, che cosa manca agli Etnei? Per, eh... ma, manca ammetterci che cioè, la partita dura 90 minuti e bisogna correre sì. in Serie B. La primaria eh, di, di, difficoltà è delle squadre che non, che non hanno ma, molta resistenza nella corsa. Questo è un compito che purtroppo, purtroppo lo si può avere solo se c'è i giocatori adatti a questo tipo di gioco, certo. Ecco, passiamo invece ad un'altra sfida. una una sfida attesa perché eh, si pensava, cioè ci, si voleva una riconferma di una sorpresa dell'anno scorso, ovvero l'Avellino, contro la eh, neopromossa Provercelli. Ascoltiamo le parole di Rastelli e Scazzola. Queste partite puoi anche non vincerle e ci sta e alla fine rischi anche di perderle. Però rimane una squadra che ha lottato su tutti i palloni, magari poco lucida in alcune situazioni, con poca qualità in altri momenti. Però cosa volevi dire a questi ragazzi? Nulla. E quindi sono contento perché l'avevo detto alla Vigilia che non sarebbe stata una passeggiata. Basta vedere, scorrere i risultati e vi rendete conto quanto sia difficile questo campionato, ancora di più quest'anno. Sapevamo che non era facile, la partita era preparata così, abbiamo fatto un primo tempo bello dove sapevamo che potevamo concedere la superiorità numerica sulle fasce concedendo qualche cross ma avendo la possibilità di ripartire a far male, l'abbiamo avuta due o tre volte e siamo andati vicini al gol. Ovviamente il secondo tempo è un po' complicata la situazione perché rimanendo in 10 contro questa Avellino non era facile, abbiamo dovuto abbassarci un po' di più, siamo riusciti a ripartire meno, anche lì devo dire che a livello di occasioni non abbiamo concesse molte, anzi forse una su un mezzo errore in aria, qualche cross ed era una partita che avremmo meritato di portare a casa se non per altro per quello che abbiamo fatto in 10 e nel contesto dei 90 minuti. È chiaro che il predominio, il possesso palla è stato maggiormente a parte avellino. Ecco, abbiamo sentito le parole dei due tecnici, adesso diamo uno sguardo Sergio alla prossima giornata di Serie B. Vediamo quali saranno gli abbinamenti, gli accoppiamenti della... Ovviamente ci sarà il debutto da parte del Vicenza, nella... la vediamo nella grafica. Allora, Latina Crotone, Brescia Livorno, Bologna Entella, Carpi Varese, Cittadella Vellino, Spezia Frosinone, Ternana Pescara, Trapani appunto Vicenza. Lanciano-Modena, Provercelli-Catania e Bari-Perugia, quindi un... belle sfide agguerrite sicuramente. Ogni giornata di campionato nel Serie B sono sfide veramente all'ultimo sangue combattute fino all'ultimo, non troverà mai un, una partita che può dire eh, prima di entrare in campo abbiamo già vinto sicuramente. <ride> ecco, visto che eh, il quadro doveva ancora completarsi con l'entrata del Vicenza, aspetterei a chiederti chi hai visto più in forma, prima vediamo anche il Vicenza, vediamo, diamogli modo di eh, partecipare, di prendere le misure di questa, di questa serie B. <ride> il Vicenza dovrà mettere in mostra soprattutto il fatto agonistico. Perché è abituato alla Serie C, almeno quello lo deve avere sicuramente. Se poi rinforza o ha rinforzato la squadra con qualche eh, diciamo così esperto di, di, di calcio, tecnico, parlo di tecnico, sì, sì, sì. allora migliora senz'altro la squadra. Bene, allora prima di chiudere, eh, ascoltiamo le parole invece di Pellegrino e D'Aversa in Catania Lanciano, che appunto abbiamo accennato prima è stata una sfida rocambolesca. Ho il dovere di guardare la prestazione in tutti i suoi contenuti, quindi un primo tempo, il secondo tempo, tutto l'arco della partita, quello che si è prodotto, quello che sono stati gli errori, quello che si deve evitare, quello che sono state le cose positive e io credo che poi alla fine, eh, come ho detto prima, il Catania eh, questa partita l'aveva vinta e l'aveva vinta, ripeto, con una grande reazione, con forza e dispiace pareggiare così perché è veramente un... un Insomma, una grossa ingenuità a regalare una partita del genere. Ma noi abbiamo sofferto, penso, stasera un po' troppo di uno contro uno, dove loro sono bravi anche per caratteristiche. Gente come Rosina, come Castro, come sicuramente di categoria superiore. E quindi la pecca nostra è ecco, aver subito un po' troppo gli uno contro uno. E per quanto riguarda invece il, penso che l'espressione di gioco fatto nel secondo tempo, nonostante fossimo a un certo punto sotto, è una cosa che gratifica e quindi è segnale che la squadra ha personalità e quindi come lo ha fatto successivamente deve pensarla a fare anche quando magari la partita è ancora in equilibrio, a maggior ragione quando si è in vantaggio. Bene, siamo in chiusura di trasmissione. Allora, prima di congedarci permettetemi, abbiamo il presidente onorario del Modena, Sergio Brighetti, ovviamente esperto di calcio, perché chi meglio di lui e della sua memoria storica può dirci eh, in base anche ovviamente a pochi elementi a disposizione, ma anzi, ne abbiamo diversi, perché comunque c'è un'estate di calciomercato, c'è si parla di tecnici che eh, Sergio conosce bene, ecco. Quindi eh, Diciamo un, un, un pronostico azzardato: secondo te la se, squadra è rivelazione? Se me lo puoi permettere, di due? dirne due va bene. va bene, <ride> Io vedo Bari e Modena. Bari e Modena, <ride> no, Bari a parte gli scherzi. E Modena hanno, se mi permetti, due cose in comune: due tecnici agguerriti, due tecnici esperti. Espertissimi è un sistema di gioco comunque di proposizione del gioco e non di attesa esatto, e di ripartenza. Esatto. Hanno dimostrato anche nel precampionato. Mm. quindi allora, segnatevelo eh, telespettatori Bari e Modena. Poi alla fine dell'anno ci rivediamo e vediamo. No, eh, speriamo di rivederci prima. <ride> sì, sì. <ride> Va bene, allora siamo in chiusura. Grazie per essere stati con noi. Grazie a Sergio Brighenti. Grazie a tutti gli spettatori E buonasera a tutti. Noi ci rivediamo lunedì prossimo con Bizona. Il programma è stato presentato da. CPL Concordia è sempre accanto a te. CPL Concordia, energia che migliora la vita.